intanto ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il programma Parola all'Esperto, il programma che ormai vi tiene compagnia tutti i mercoledì sera alle 20.40 sul canale 79 del Digitale Terrestre. Vi ricordo subito di inviarci i vostri messaggi al numero 327 22 95 001. Così voi fate le domande e noi scegliamo l'esperto che fa il caso vostro. E andiamo subito a presentare l'esperto qui con noi in collegamento. Abbiamo il professore Fabio Cinnadaio, sociologo. Salve professore, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, buonasera. Allora, iniziamo subito. Possiamo spiegare ai telespettatori di InfoCilento qual è il ruolo che svolge il sociologo? Allora, il ruolo del sociologo è principalmente una disciplina un po' atipica oggi in Italia, perché è una disciplina che fa parte delle scienze sociali al pari dell'economia e della psicologia ed è una disciplina innovativa ma soprattutto nuova ai tempi di oggi. Non la si conosce tanto, ma ovviamente stiamo tentando il più possibile, anche con le varie associazioni che ci sono in Italia, di farla conoscere. Non c'è un ordine, ma il sociologo si occupa di progettazione sociale, di programmazione sociale, di tutto ciò che si riferisce ai servizi socio-sanitari e ai servizi territoriali, ai servizi sociali o attinenti alla persona che sono appunto fanno parte del territorio. E il sociologo svolge anche funzioni di ricerca sociale che ovviamente serve per capire, quindi la stessa ricerca sociale è importante per capire quali sono i bisogni sociali delle persone, di una popolazione. Non a caso c'è stata da poco una ricerca commissionata appunto pochi giorni fa da un istituto che ovviamente che ha stabilito, ha creato un po' di ricerca sociale e stabilendo appunto non solo qual è i vari bisogni delle persone, ma anche stabilendo qual è l'andamento sociale appunto della popolazione italiana. Perfetto. E quali sono secondo lei i principali cambiamenti sociali che stiamo vivendo attualmente? Ma i cambiamenti sociali in atto che stiamo vivendo sono molteplici e devo dire la verità, appunto, non a caso uno dei tanti che ha trasformato, ha mutato completamente il nostro pianeta, uno dei tanti si è parlato negli anni di globalizzazione, di trasformazione, che poi sono state, poi hanno dato tutte delle varie conseguenze, tipo per esempio da un punto di vista sociale, ambientale, da un punto di vista anche relazionali. Ma devo dire la verità, hanno coinvolto più settori. Ovviamente la globalizzazione non è la causa, ma ci sono tante cause, con cause che fanno sì che ci siano in atto dei cambiamenti sociali. Il cambiamento sociale è dovuto al fatto che la società tendenzialmente muta negli anni, ma perché è anche fisiologico, in quanto ci sono sicuramente nuove scoperte, nuove invenzioni, non solo da un punto di vista tecnologico, ma anche di conseguenza da un punto di vista appunto sociale. E tendenzialmente la persona di per sé o le persone, i gruppi sociali sono dinamici, sono ibridi, non sempre uguali. Perfetto, e invece cambiando argomento e parlando di tecnologia, in che modo secondo lei i social media stanno influenzando le dinamiche sociali e soprattutto relazionali? Allora, sicuramente i social media, così come in generale appunto la tecnologia, influenza sicuramente uno dei tanti settori che ha influenzato le nostre relazioni sociali. Basta pensare che oggi si parla e possiamo liberamente fare un'intervista, così come la stiamo facendo, svolgendo adesso, oppure addirittura fare un meeting o addirittura un convegno, oppure addirittura conoscersi anche sui social media attraverso appunto la tecnologia, attraverso appunto nuovi mezzi tecnologici.
Ma così come c'è stato l'avvento negli anni della televisione, oggi si assiste anche a questa nuova tecnologia, appunto, i social media, hanno cambiato il modo di relazionarsi, in quanto sicuramente, come dice la parola stessa, essendo che sono virtuali, ovviamente bisogna in qualche modo, rispetto alle relazioni sociali di persona, quindi face to face, sono sicuramente molto più freddi. E ovviamente lì presuppone, come diceva un nostro sociologo polacco Bauman, ovviamente assistiamo oggi a delle relazioni, di conseguenza anche delle relazioni molto più fluide, che hanno sicuramente cambiato le modalità e ovviamente hanno cambiato anche il modo di approcciarsi. Perfetto. Ora invece passiamo alle dinamiche familiari. Come valuta l'impatto dei cambiamenti sulla struttura della famiglia tradizionale e soprattutto cos'è che secondo lei ha influito di più questo cambiamento? Allora, come dicevo prima, ovviamente i cambiamenti investono tanti settori. Un cambiamento sociale investe il settore della tecnologia, come abbiamo detto prima, investe appunto le persone, i gruppi sociali, investe la scuola. E questo investe la scuola, può investire anche altri settori, come può essere anche una comunità o un paese. Questo sicuramente ha investito anche le dinamiche familiari. La famiglia non è più vista, la famiglia tipica era quella tradizionale, patriarcale, dove per esempio il capo famiglia lavorava e la moglie stava in casa magari a occuparsi delle faccende domestiche. Oggi non è più così, perché anche lì si è completamente trasformato, in quanto sicuramente la parità di genere e ovviamente l'avvento anche del divorzio ed altre situazioni, anche l'instaurarsi, l'entrata appunto della donna stessa con i suoi diritti sociali all'interno appunto del lavoro stesso e del mercato del lavoro, ha fatto sì che la famiglia si trasformasse, e quindi c'è stata una famiglia che è diventata molto più mobile, una famiglia che ha cambiato anche i valori, perché i valori tendenzialmente non è che si sono persi, ma tendenzialmente si sono cambiati anche i valori stessi. Quindi questo cambiamento dei valori stessi e delle dinamiche varie ha portato sì anche al cambiamento, ha investito anche di conseguenza anche la famiglia. Ovviamente c'è stato un aumento anche di famiglie con una persona sola, famiglia appunto con due persone senza figli, famiglie con un genitore ma avendo un figlio. Quindi sicuramente ci sono state varie dinamiche e varie situazioni che hanno portato quindi a questo cambiamento. Rimanendo alla famiglia, il fatto che, per esempio, l'entrata nel mercato del lavoro da parte della donna, anche lì, ovviamente, già questo porta ad un cambiamento all'interno della famiglia. L'aumento dei divorzi, ovviamente, ha portato anche questo a un aumento stesso della famiglia. Giustamente, con tutti i canoni possibili, anche la parità stesso di genere può portare ovviamente a dei cambiamenti. Quindi ci sono varie cause e concause che vanno analizzate sempre attentamente. Perfetto, e infine a me, come sanno ormai i nostri telespettatori, mi piace chiudere con un consiglio. Quindi ha qualche consiglio da dare ai nostri telespettatori che ci stanno seguendo per affrontare e gestire al meglio questi cambiamenti sociali? Beh, il cambiamento sociale, come ho detto prima, il consiglio che investe, dobbiamo capire che investe la società stessa. Non possiamo pensare che nel 2023 la società è simile a quella del 1990, quella del 1990 può essere uguale a quella del 1950 o di quella del fine 800. È un qualcosa di impossibile. Come diceva Simmel, che era un altro nostro sociologo,
diceva, la società è tendenzialmente deve essere vista come le onde del mare, cioè praticamente ogni onda del mare è diversa rispetto alle altre. Quindi è un fatto, come ho detto prima, anche fisiologico il fatto che la società possa cambiare e ci siano dei cambiamenti in atto, proprio perché sono cambiamenti dinamici, sono come per dirla appunto da un punto di vista anche terminologico che si è usato in ingegneria, si è usato in economia, è ibrido e quindi fa sì che tutti questi cambiamenti possono, a volte ci possono sconvolgere, ma possono portare ad un'innovazione. Faccio un esempio, è impossibile confrontare due cose che sono state prodotte in due tempi diversi. Sono cambiate tutti gli oggetti che ci circondano nella nostra società, sono cambiati e di conseguenza è normale che c'è un cambiamento anche delle relazioni, dei rapporti, c'è un cambiamento anche nella società stessa. Quindi noi dobbiamo capire, come diceva per esempio un altro sociologo che è Durkheim, prima si parlava di società meccanica, oggi si parla di società organica e proprio per far capire, soprattutto a noi addetti ai lavori, ma non solo in questo caso, che assistiamo continuamente a dei cambiamenti, ma perché è fisiologico. E credo che alla fine noi dobbiamo adattarci a questi cambiamenti, essendo consapevoli del fatto che ci siano questi cambiamenti, è giusto anche, e quello che dico spesse volte io, a volte anche nelle scuole, inserirei una disciplina che la chiamerei educazione al cambiamento. È vero, ed è proprio così. Diciamo che anche la scuola, in quanto istituzione, è forse una delle prime istituzioni che, diciamo, la persona incontra, dovrebbe forse adeguarsi e soprattutto adattarsi al cambiamento sociale. Io ti ringrazio di essere stata in nostra compagnia, spero perché no di rivederti e rifare una nuova puntata parlando di un altro interessante argomento perché è stata davvero una puntata molto interessante e con dei consigli davvero utili soprattutto per affrontare questo cambiamento perché diciamo che non tutti sono pronti comunque a rivedersi in questa nuova società, soprattutto fatta di social media e di tecnologia. La ringrazio tantissimo. Grazie a voi, buonasera e spero anche di ritornare e di parlare anche di altri argomenti che sono molto interessanti ed attinenti al nostro mondo. Benissimo e ringrazio tantissimo il mio regista Andre Giaccio che come sempre tutti i mercoledì è perfetto nella sua regia e soprattutto ha tanta tanta pazienza con me e i miei ospiti. E vi ringrazio voi da casa che come sempre ci seguite in tantissimi e vi do appuntamento mercoledì prossimo alle 20:40 sul canale 79 del Digitale Terrestre con un nuovo esperto. Grazie.